Ciao a tutti a una nuova puntata di Sapiens Podcast e oggi abbiamo con noi Giuseppe Civati, fondatore di Possibile. Ok, prima domanda per te. Io vado su Wikipedia, trovo Giuseppe Civati detto Pippo. Come nasce questo soprannome? Da quando lo adotti? Cioè, per essere finito su Wikipedia, insomma. Deve avere una sua importanza. No, l'importanza. Intanto vi saluto, siete bellissimi, siete troppo giovani, ingiustamente, ma questo ne parleremo nel corso della puntata. Io quando ero più giovane di voi, cioè tipo praticamente appena ho iniziato a parlare, non riuscivo a dire Giuseppe, quindi dicevo una cosa simile a Pippo, che è rimasta poi. Quindi sono talmente autoriferito che mi sono dato il soprannome da solo, un caso più unico che raro, ed è rimasto così. Tutti pensano che mi chiami Filippo, vi ringrazio per non aver sbagliato, diciamo, siete tra i pochi in Italia che non hanno sbagliato al primo appuntamento. Allora, io ti dirò la verità, io ti conosco da qualche anno, ti ho seguito, ti ho visto anche a propaganda, eri andato in videochiamata sempre una volta, e ti ho sempre conosciuto come Civati Pippo, e io seriamente ho pensato, ok, si chiama Filippo, perfetto, nessun problema. Quando ho scoperto di Giuseppe mi è nata la domanda anche di capire com'è nato questo soprannome. E a proposito di questo, mi collego se vuoi fare una brevissima presentazione tua, insomma, per chi non ti conosce e anche per appunto presentarti, hai lo spazio per presentarti, dire due parole su di te. Quindi vai pure. Bene, sì, in realtà poi voi avete detto che ho fondato un partito, in verità io ho un po' smesso di far politica da 2 anni a questa parte, faccio l'editore, prendo anche delle pastiglie per poter smettere di far politica, è una cosa che ti rimane un po' addosso, quindi devi proprio curarti, ci sono delle cliniche anche in Valpolicella, anche a Negrar mi pare vicino a dove siete voi, c'è un centro di studi proprio per quelli come me, altri invece non smettono mai, tipo Franceschini per fare un nome così che mi viene in mente, che sono sempre sull'orlo di una rivoluzione personale, invece li trovi sempre lì, qualcuno addirittura dice non farò più politica se perdo il referendum, poi perde il referendum e rimane appiccicato, io invece siccome non sono stato eletto nel 2018, che è stato un anno un po' orribile per i colori del centro-sinistra italiano, ho deciso di cambiare vita davvero, quindi ho lasciato tutti gli incarichi che avevo in precedenza, mantenendo un grandissimo rispetto perché continuo a farlo al di là dell'ironia, però ho deciso che mi faceva bene cambiare per un po' anche la mia vita quotidiana, perché la politica, come sapete, è un po' assorbe parecchie energie, crea un sacco di complicazioni nella vita delle persone, insomma, per un po' di anni l'ho fatta con grande passione, ora faccio l'editore di una casa editrice che si chiama People, che non è un gioco di parole col mio soprannome di cui abbiamo lungamente parlato, ma è nel senso di persone. E poi se volete vi spiego perché. Assolutamente. Allora direi, ti do anche un piccolo tema iniziale, poi passerei alla prima domanda. Intanto grazie della presentazione. E la prima domanda te la porrà Giorgia e il tema riguarda l'ambiente. Sappiamo che sei anche ferrato sul tema, giusto? Ci confermi Sì, che la tematica però forse ambientale. non userei l'aggettivo ferrato, diciamo, potrebbe essere equivocato parlando di clima e di ambiente, però ferroso, eventualmente, non lo so, scherzo. No, Sì, mi sono certo. molto, penso che sia cioè tipo il mondo sta finendo, ragazzi, questo è l'ultimo podcast che possiamo fare, non solo per il Covid, ma anche per una serie di cose che stanno succedendo nel clima, quindi sì, ne parliamo così, volentieri. Allora sarà un podcast bellissimo, per Esatto, forza. sarà Ma l'ultimo podcast che lasceremo ai posteri, lo sotterreremo, sterreremo un i posteri, computer, ma non i lo so. posteri. Quindi vai Giorgia con la prima domanda. Ecco, allora io volevo chiederti, forse è un po' banale la mia domanda, ma secondo me non più di tanto. Riguardo il riscaldamento globale, è tutta colpa dell'uomo oppure ci sono anche altri fattori? Beh, sai, che ci siano altri fattori, cioè la storia di questo pianeta è una storia che ha conosciuto, per esempio, una piccola glaciazione all'inizio dell'età moderna, che è quella che ha consentito lo sviluppo di, dicono, insomma, gli storici. Poi abbiamo uno storico, se non ricordo male, Filippo è lo storico del gruppo, giusto? No, è Martino. Chi è che è lo storico?
C'è qualcuno? Edoardo, No, è Edoardo. Giorgio. Vabbè, siete troppi, ragazzi. Vedi che la memoria inizia a fare difetto. Però, appunto, cioè, secondo la storia dell'economia, soprattutto europea, la piccola glaciazione del 500 è stata quella che ha consentito, che ha portato in verità gli uomini a organizzarsi in modo diverso e quindi a creare occasioni imprenditoriali che non erano prima conosciute. Quindi non è sempre solo colpa dell'uomo. Quello che però abbiamo osservato negli ultimi 40 anni, prima che voi nasceste, quando nascevo io, pensate, si parla degli assiro-babilonesi, diciamo, di un'epoca lontanissima nella storia dell'uomo, 40 anni fa ci sono state le prime evidenze, le prime osservazioni e le prime indagini scientifiche che hanno detto che l'attività antropica invece aveva cambiato, soprattutto per quanto riguarda le emissioni dell'anidride carbonica, la situazione complessiva dell'atmosfera e quindi tutta una serie di valori che poi riguardano la vita sulla Terra, anche delle altre specie, non soltanto la nostra. Di questo non si è fatto tesoro. Pensate che nel 92 a Rio de Janeiro ci fu l'emergere di una piccola Greta, che non si chiamava così, ma era una ragazzina che fece lo stesso discorso che poi Greta fece l'anno scorso, 2 anni fa, insomma, che poi l'anno scorso è diventato di dominio mondiale. Era il 1992, quindi anche qui si va indietro di qualche anno, di quasi 30 anni, e non si è fatto quello che si doveva fare. Le emissioni sono continuate a crescere, perché ovviamente noi abbiamo fatto pochissimo, mentre i paesi in via di sviluppo, come li chiamiamo noi, sono cresciuti nel produrre anche evidentemente le scorie del loro progresso, come l'avevamo conosciuto qualche decennio prima. Nelle zone occidentali, come le chiamiamo, che poi non si capisce occidentali rispetto a che cosa, ma noi ci pensiamo al centro del mondo, e quindi non dipende sempre dall'uomo, ma in questi ultimi, diciamo, 50 anni la responsabilità dell'uomo è gigantesca, anche per non aver voluto fare nulla di fronte alle evidenze che lo stesso uomo aveva registrato, potremmo dire, rispetto ai propri comportamenti. Quindi, secondo me, è un fatto molto politico. È un fatto molto importante, soprattutto per la generazione come la vostra, perché insomma noi decliniamo verso la vecchiaia estrema, anche Franceschini invecchierà prima o poi, invece voi che avete 20 anni, giustamente, è come io ho una bambina che ne compirà 8 fra qualche giorno, io vorrei che per voi ci fosse un mondo abitabile e non pieno di tensioni, di guai, insomma, questo non, abbiamo poco tempo per metterlo a posto. Grazie mille. E, Giorgio, forse aveva Sì, una no, cosa da no, no, ma dire. io ho solo una piccolissima cosa che, non so, io ho sempre visto, correggimi se sbaglio, il fatto che appunto per anni l'uomo non abbia fatto interventi concreti per limitare questo surriscaldamento globale, l'ho sempre visto un po' come, non so, lo smettere di fumare. Cioè un ragazzo a 20 anni sa che fumare fa male, però continua a fumare perché tanto morirà se morirà molto dopo, no? Quindi l'uomo fa sempre un po' fatica quando si parla di generazioni o comunque anche anni dopo a prendere delle precauzioni, delle limitazioni su quello che fa. Detto questo, adesso siamo un po' agli Sì, sgoccioli. però per rimanere nella tua metafora, un po' inquietante, diciamo, se uno storico inquieto e inquietante, però è come se fossimo però con pieni di tosse, con la febbre, non so se mi spiego, cioè la tua metafora va bene, ma quella condizione è molto peggiorata. Intanto ci sono persone che la responsabilità non hanno, cioè non ce l'hanno da ventenni, no? Io parlo dei potenti, poi è chiaro che alle persone comuni lo devi spiegare, a uno gli rompi le scatole che non può usare, deve cambiare la macchina, è chiaro che gli dai fastidio, quindi però c'è la classe dirigente cosiddetta, che credo sia di interesse di questo podcast, che peraltro si chiama Sapiens, come dire, quindi no, è proprio dei Sapiens Sapiens questa responsabilità, è proprio perché ci siamo chiamati così, un po' come io mi sono chiamato Pippo, è il caso di dimostrarlo, quindi di essere responsabili e di capire che quella febbre è già cresciuta molto, quindi non è soltanto un comportamento sbagliato per ora senza conseguenze, è già un comportamento che provoca in alcune zone del pianeta condizioni di forte stress, di forte tensione, pensate alla questione dell'acqua o anche a quanto abbiano influito l'approvvigionamento, diciamo la questione della fame in moltissime questioni belliche degli ultimi decenni, tutte queste cose. O pensate ai cataclismi climatici, io adesso sono a Roma, piove a scrosci stranissimi, sembra estate, eppure fa freddo,
abbiamo visto un uragano, comunque una fortissima precipitazione a Verona che ha stupito tutti questi amministratori che continuano a negare i cambiamenti climatici, perché non a caso si sono molti interrogati sui tombini, che è curioso se ci pensate, cioè invece di partire dalla causa uno si occupa dell'effetto, quindi Tosi, ex sindaco, ha polemizzato con l'attuale sindaco Sbarina perché i tombini non erano abbastanza puliti, che può essere un argomento, però forse prima che del tombino ci si deve occupare del perché a Verona si allaga la città ogni tre volte in un'estate sola, ad esempio, o perché c'è questa forte temperatura, questo aumento della temperatura generalizzato nel pianeta e anche nel nostro nord Italia, che provoca tutta una serie di conseguenze rispetto a come si formano, per esempio, le precipitazioni. Questo è l'esempio più semplice, ma la siccità, la linea della sete, appunto, ci sono tante cose che cambiano e che non sappiamo nemmeno prevedere. L'unica cosa che sappiamo rispetto ancora alla tua metafora, caro Giorgio, è che le previsioni erano più rosee di quello che sta succedendo. Anche questo dovrebbe farci riflettere moltissimo. Cioè, 40 anni fa si diceva ci siamo messi male, ascoltateci, poi ci siamo messi peggio. Scusate se mi esprimo in modo un po' banale, ma per capirci. E questo non lo dice Greta Thunberg, lo dice il 95% della comunità scientifica, anche quando si dice no, ma tanti scienziati non sono d'accordo. Sì, sono tipo un po' come dire che siccome non sono d'accordo domani cade il governo di Conte perché io non sono tanto contento, cioè, ma non è così che funziona. C'è una condivisione quasi unanime della comunità scientifica che andrebbe tenuta in considerazione e bisognerebbe incominciare a fare delle cose. Io quest'estate, per farvi un esempio banale, ho girato con un pulmino elettrico. C'è una grande enfasi retorica sulla mobilità elettrica, non ci sono le cazzo di colonnine. Dico cazzo di colonnine perché quando sei lì non è che ti passa la voglia di essere molto educato quando ti si Certo. pianta la macchina. Allora, anche su questo, perché non ci sono le colonnine in autostrada? Perché c'è stato il Covid. E no, perché dovevate metterle anni fa, l'anno scorso avevate l'impegno e anche se c'è il Covid, francamente una colonnina si può piantare in un autogrill così uno non rimane a terra e magari cambia il proprio comportamento rispetto alla mobilità, insomma, per fare un esempio stupidino, però per capirci. No, certo, assolutamente, anzi, validissimo come esempio. E a proposito di cambiamento anche del pensiero, no? Della cultura, perché poi è questo anche quello di cui si parla, no? Un cambiamento anche a livello culturale legato a un interesse maggiore per il clima. Elisa ha una domanda su questo, legata adesso ti farà lei la domanda, quindi vai Elisa. Sì, volevo parlare del movimento del Friday for Future che ha visto una massiccia partecipazione da parte dei giovani l'anno precedente, sia in particolare in Italia ma anche a livello globale. Posso parlare anche per mia esperienza personale, mi ha lasciato un certo sentimento di speranza vedere tanta partecipazione proprio a Verona, nonostante a volte i pregiudizi che ci siano intorno a questa città. E quindi detto ciò, volevo chiederle cosa ne pensa naturalmente di questo movimento e se questa partecipazione attiva da parte dei giovani, questa presa di posizione, ha portato o porterà in futuro una sorta di concretizzazione di queste idee, dapprima dal punto di vista politico e poi auspicabilmente anche dal punto di vista legislativo. Eh beh, io sono molto d'accordo con te. In realtà, anch'io ho partecipato da osservatore, sembravo uno della Digos, diciamo, perché erano tutti molto giovani, ragazzini e ragazzine, con grande spirito di curiosità, perché voi dovete sapere che quando avevo quell'età io, si facevano le occupazioni dei licei, io l'ho fatta nel mio liceo storico di Monza con una preside che ci sembrava cattivissima, invece forse eravamo noi che eravamo ragazzi un po' sconclusionati, comunque quell'occupazione era contro la riforma del ministro Iervolino, della ministra Iervolino, che capite essere una, adesso poi la Iervolino è anche diventata una mia amica, voi non sapete neanche chi è, perché è passato un po' di tempo, è stata anche sindaca di Napoli, ma per dire che era una battaglia grande così, cioè non era universale, globale, era una cosa proprio un po' della scuola, per carità è importantissima, allora mi sembrava definitiva, no? Cioè essenziale tra la vita e la morte fare o no quell'occupazione. Vedere però a tanti anni di distanza una mobilitazione che non parla di cose piccole, ma di una cosa globale, che non parla dell'esigenza della propria palestra o dell'ora di dove si fa la ricreazione, no? Come succede nelle discussioni a scuola. Ma dello stato del pianeta, vedere un movimento che ha attraversato anche con cartelli molto simili, con lo stesso messaggio, tutti i paesi del mondo,
peraltro in modo molto provocatorio rispetto alle classi dirigenti che hanno reagito molto male. Il migliore è stato il premier australiano che diceva che preferiva che i ragazzi andassero a scuola, no? Perché gli studenti devono studiare, senza capire che evidentemente la provocazione del venerdì, dello sciopero stesso lanciato da Greta, era proprio quella di dire non studiamo nulla se poi il mondo finisce, se le condizioni peggioreranno nel modo in cui abbiamo detto, fate qualcosa, insomma, noi smettiamo di scioperare nel momento in cui vi vediamo fare le cose perché ci avete insegnato, perché poi la metafora di prima di Giorgio è che noi immaginiamo i genitori e i nonni molto più responsabili di noi. In questo caso c'era una curiosa inversione, perché erano i ragazzi a dire a noi più grandi che stavamo sbagliando, che insomma rimproverarci di qualcosa. Io l'ho trovata molto potente e peraltro questo secondo me è decisivo perché io sono uno di quelli che pensano che non è che la politica inizia ad un certo punto, la politica è fatta, ha una trama molto ricca di suggestioni, di riflessi, di anche tempo che si dedica alle cose. Se si parla solo di immigrazione è inevitabile che dopo un mese tutti penseranno che l'immigrazione è decisiva nel bene e nel male per la nostra vita. Se si parlasse un po' di più di ambiente, forse come hanno fatto quei venerdì e come spero si possa tornare a fare presto, no, liberi da questa pandemia, i ragazzi e le ragazze di mezzo mondo o di tutto il mondo, ecco, questo messaggio secondo me fa da sostrato e consente anche a chi se ne occupa, come cerchiamo, insomma, non mica da solo e sono tanti che lo fanno, però quelli che cercano di farlo hanno, come dire, una spinta in più, hanno anche, come dire, una, se volete, qualcuno che li ascolta o che addirittura ha qualcosa da dire, da insegnare a loro stessi. Quindi è un meccanismo molto importante e secondo me non bisogna mai banalizzare le mobilitazioni giovanili perché proprio a questo servono, servono a creare dentro una generazione una consapevolezza e anche avvisare gli altri, quelli che c'erano prima, quelli che verranno dopo, che c'è una sensibilità. Pensate che questa cosa è ancora più forte nei bambini più piccoli, perché quello stesso documentario che Greta Thunberg dice di aver visto a scuola rispetto alla plastica negli oceani, che l'ha spinta ad impegnarsi, così la racconta lei, no? Che è stata un po' il movente originario, insomma il primo episodio in cui si è posta il problema, quello stesso documentario l'ha vista anche la classe di mia figlia a scuola e se ne è parlato. E quando si parla di Greta a casa mia si sa già che si sta parlando di Greta Thunberg, che è più che altro per lei non una leader come la descrivono spesso i giornali in Italia, no? I gretini, i seguaci di Greta. Greta non è leader di niente, è semplicemente una ragazza che ha fatto una cosa, secondo me, molto importante, esattamente quella della tua domanda, quella di decidere di scioperare. All'inizio, peraltro, continuativamente, in un posto assurdo, perché se voi vedeste una ragazza di 16 anni davanti al Parlamento, pensereste, insomma, più che altro a un fenomeno psichiatrico, più che a un fenomeno politico. Tanto che all'inizio i vigili la spostavano, quando vi chiedono chissà chi c'è dietro Greta Thunberg, non lo so, ma all'inizio era una cosa che non capiva nessuno. Dopo qualche settimana, quasi tutti i ragazzi del mondo si sono chiesti se fare come Greta Thunberg. A me sembra una cosa potentissima. Anche liberatoria rispetto proprio a quei luoghi comuni che si dicevano. Una città, una provincia come quella di Verona, che peraltro vive anche largamente di agricoltura o dei prodotti che ne derivano, forse dovrebbe, che è anche abbastanza benestante, diciamo così, per semplificare, dovrebbe porsi il problema per prima, non dei tombini da pulire, anche dei tombini da pulire, caro Tosi, caro Sguarina. Però magari se metteste a posto una serie di indicatori e lottaste in Veneto, in Italia, in Europa per cambiare questi equilibri, secondo me sarebbe un bel segnale, insomma. Sarebbero contenti tutti, credo. Assolutamente, e a proposito di questo, hai parlato di Europa e appunto ci colleghiamo a questa domanda. Innanzitutto volevo dirti che sì, qua in Valpolicella, insomma, abitiamo più o meno tutti in questa zona, c'è il sentore che le cose stanno cambiando e ogni anno ci sono sempre più, diciamo così, critiche e lamenti rispetto a quello che accade in estate alle coltivazioni, alle vigne soprattutto che viviamo di vino e vigne sostanzialmente in questa zona, quindi la cosa dell'ambiente dovrebbe interessare. Appunto, a proposito del movimento dei giovani di Greta e insomma tutto quello che è successo, negli ultime settimane insomma è stato approvato il Recovery Fund per l'Italia, sono stati dati i miliardi del caso, ne sono stati investiti un bel po' per quello che riguarda l'ambiente.
Ecco, la domanda che mi verrebbe da porti è: secondo te i movimenti Greta e tutto quello che si è creato da Greta, ma poi tutti i movimenti giovanili che si sono creati, possono aver influenzato l'Europa per aver stanziato un bel po' di soldi, diciamo così, per l'ambiente? Poi per carità i soldi non sono mai troppi, però se può aver influenzato secondo te la cosa? Sì, peraltro hai fatto un richiamo opportuno perché, come sempre, è proprio l'Europa che noi di cui parliamo sempre con fastidio ad avercelo detto, perché sennò in Italia non si spendevano tutti quei soldi, non si mettevano tutte quelle quote per l'ambiente. Ci potevo, cioè adesso è ovviamente una cosa che facciamo a posteriori, però avrei scommesso volentieri una pizza con tutti, siete tanti, quindi era una pizzata significativa, ma qualche mese fa, perché di ambiente non si è più parlato, perché adesso si parla solo di Covid, che peraltro ha molte affinità con la questione dei cambiamenti climatici, se volete poi ne parliamo, ma invece si parla solo di Covid, quindi di scuola, di trasporto pubblico, di terapie intensive, di tombini probabilmente, perché sempre di tombini, sempre alla fine si arriva, mai all'inizio delle questioni. Quindi l'Europa ha avuto questa indicazione, peraltro è chiaro, anche perché in Europa, nella composizione degli equilibri europei, i verdi, comunque le forze ambientaliste, contano molto più che in Italia. Quindi c'è anche un fatto che già elettoralmente è stato registrato alle elezioni europee e in generale in alcuni paesi che sono decisivi nella composizione delle maggioranze anche politiche, culturali, insomma, a livello continentale. Questa mobilitazione però ha dato forza e ha costretto anche chi era più lontano, per esempio la Germania, che è storicamente più ambientalista per una tradizione, come dire, molto storica, insomma, anche i governi di centrodestra in Germania sono ambientalisti molto più di quelli di centrosinistra negli altri paesi, diciamo così. Però questa spinta ulteriore ha portato forze molto moderate, come quelle che esprimono la Presidente della Commissione europea, a indicare la questione climatica come strategica. E questo per me è potente e forte perché evidentemente cambia molti valori in gioco e il merito è in gran parte, oltre che degli scienziati, anche dell'evidenza, perché se lo chiedono in Valpolicella, giustamente se lo chiedono un po' dappertutto cosa sta succedendo al clima, però una spinta in più è venuta proprio da queste manifestazioni, dal messaggio che Greta ha portato al Parlamento europeo e da una sensibilità che nelle nuove generazioni fortunatamente cresce molto più velocemente di quanto non sia capitato alle precedenti. Perfetto, grazie mille. E sempre in tema riferimento ai giovani, adesso passiamo, cambiamo un pochino l'argomento. Ci spostiamo, parliamo di alcuni argomenti che ci hanno toccato un po' particolarmente negli ultimi anni, il caso di Giulio Regeni, di questo Sì. giovane ricercatore italiano che è stato rapito in Egitto, è stato torturato e ucciso in Egitto. E dai governi, insomma, con Conte, Gentiloni, con tutti, alla fine abbiamo visto tutti i partiti politici, dal PD, 5 Stelle, Lega, hanno sempre speso belle parole di condoglianze, però di fatto vengono mantenuti rapporti commerciali, soprattutto anche di armi, con l'Egitto, e l'ambasciatore che prima era stato richiamato adesso è di nuovo al Cairo, non ci sono stati dei progressi dal punto di vista di processi, sentenze, di niente, non c'è una collaborazione. Come riusciremo a noi ad avere questa verità e giustizia che da anni noi chiediamo? E secondo lei se veramente si arriverà o se semplicemente si farà sempre un po' finta di niente? E come vede questa situazione? Perché anche Amnesty ha raccolto delle firme, ma già per 2 volte l'ambasciata egiziana non ha permesso ad Amnesty di consegnarle e quindi c'è questo stallo, diciamo, non si procede, non si va avanti nella ricerca. E Sì, una sua beh, opinione in merito. questa è una storia bruttissima, peraltro che la dice lunga anche sull'ipocrisia del nostro sistema politico, perché tutti fanno promesse, per me hanno governato tutti, c'è sempre Conte, che probabilmente ce lo teniamo per sempre, tipo un diamante, no? Cioè per sempre, come dice la pubblicità, Conte rimarrà, ci sarà un Conte ter, un quater, poi diventano difficilissimi gli avverbi quinquies, sexies, è sempre più difficile, ma ci sarà sempre Conte. Nel frattempo hanno governato tutti, quelli belli, quelli brutti, a seconda del punto di vista. E nessuno ha fatto niente di serio perché un principio basilare del nostro ordinamento, della nostra Costituzione, di qualsiasi cosa pensiamo, anche immagino tutti noi, è quello di giustizia, almeno rispetto a un fatto così
grave, efferato, violentissimo e peraltro mortale, perché Giulio Regeni è morto dopo le torture, dopo le violenze subite. Ecco, rispetto a un fatto del genere, la giustizia si pretende. Siccome è abbastanza chiaro come sono andate le cose, è chiaro che ci vuole un processo, non lo possiamo fare in un podcast che pur si chiama Sapiens, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, però non è che possiamo pensare di avere questa presunzione. Però, benché serva un processo, si capisce che questa iniziativa, se non è venuta direttamente dal regime di Al-Sisi, è venuta da settori molto importanti di quel regime, con responsabilità molto alte. Questo mi sembra abbastanza chiaro che lo possiamo dire. In questo senso è ancora più forte il richiamo alla politica nazionale, perché noi con l'Egitto abbiamo un sacco di interessi, abbiamo un sacco di scambi. A parte che ci sono un sacco di egiziani qui, per cui la questione diventerebbe anche appassionante dal punto di vista politico, se avessimo un paese che parla di immigrazione in modo un po' più evoluto, ma poi ne parliamo in un altro podcast, che ci vogliono due podcast per affrontare l'argomento. Però oltre agli egiziani qui, come sappiamo, ci sono gli interessi, il gas, il petrolio, insomma, le materie prime che una nostra grande azienda che si chiama Eni va in Egitto a prelevare, peraltro con accordi evidentemente con il governo egiziano, che sono appena stati, come dire, ribaditi in una riunione di qualche ora fa, proprio pochissimi giorni fa è successo questo appuntamento, è accaduto questo nuovo episodio. Abbiamo, come sappiamo, moltissimi interessi anche geopolitici, perché l'Egitto sovrintende alla questione libica e dall'altra parte è una pedina fondamentale dello scacchiere medio orientale, e tutto questo fa pensare che quindi con l'Egitto non si possono avere problemi. Peraltro comprano un sacco di armi. L'irresistibile Di Maio, che è uno dei miei preferiti, ha fatto una delle sue solite dichiarazioni, non si capisce neanche se ha capito di cosa sta parlando, spiegando che no, no, che c'era tutta una riflessione, un po' come aveva detto per il Rojava, no? Vi ricordate? A Erdogan mandiamo solo gli ordini che abbiamo già preso, che è al massimo, perché per fare la guerra gli ordini li fai prima, eh? Anche io faccio l'editore, i libri li ordinano prima di leggerli, è incredibile. Forse Di Maio ha dei problemi con i libri anche, ma non lo so. Tutto questo non è dato saperlo, però ecco, per spiegarmi, tutte queste dichiarazioni ampollose, retoriche, alla fine gli abbiamo venduto le navi che c'è da guerra che ci avevano chiesto, continuavano ad armare la loro polizia, che peraltro può essere stata coinvolta proprio nell'omicidio di Regeni. E aggiungo un'ultima cosa, c'è anche la vicenda di Patrick Zaki, che è attualissima e che ci dice di un sistema giudiziario e carcerario che è completamente fuori da qualsiasi regola minima. Zaki è stato fermato in aeroporto che tornava a visitare la sua famiglia, studia a Bologna, è stato accusato delle peggiori, peraltro non si capisce bene nemmeno di che cosa, perché come sapete non si riesce neanche a procedere dal punto di vista giudiziario. La sua carcerazione è continuamente confermata, le udienze che lo riguardano sono puntualmente rinviate, quando ci sono, servono solo per registrare che sono rinviate di fatto. Ecco, io credo che un paese che vuole far valere i suoi diritti costituzionali, anche la sua identità, il suo nazionalismo, metteteci tutti gli ingredienti, anche quelli che non sono miei, dovrebbe fare presente che tutte queste cose possono continuare ad esserci se si fa luce, si fa un processo come si deve con la collaborazione di istituzioni egiziane e italiane per Giulio Regeni, e se si riesce a tirare fuori dal carcere perché possa essere processato. E per carità, se ci sono gli elementi, questo non possiamo saperlo, però insomma che non ci siano condizioni disumane per una persona che apparentemente non ha fatto proprio nulla. Se succedesse da noi ci sarebbero le piazze piene, qui non si possono nemmeno riempire le piazze, come dicevi tu, oltre che per il Covid, perché appunto l'Egitto rifiuta pure i messaggi, no, da parte delle organizzazioni non governative. Ecco, io penso che queste siano cose molto importanti. Sembrano secondarie, perché prima bisogna arrivare alla fine del mese, perché prima cioè, ci sono mille altre cose, no, in questo momento soprattutto, però non facciamo l'errore di pensare che non lo siano altrettanto importanti, perché a nessuno di noi piacerebbe che qualcuno di noi, come facciamo l'esempio su di me, così non coinvolgo voi, io vado in Egitto e non torno più a casa, perché non si sa, perché ho fatto un podcast, magari non sto scherzando, perché quello di cui, se abbiamo capito, quello di cui ho accusato Zaki è di aver espresso opinioni contrarie al governo egiziano all'estero, che voglio dire, adesso insomma, mi sembra un po' eccessivo immaginare che una persona poi rischi, patisca il carcere, che rischi condanne per aver espresso un'opinione, peraltro nemmeno nel suo paese, ecco. Ed essendoci tornato non con una, no, con una strana strategia, era tornato a casa come tornano tantissimi fuori sede in molte parti d'Italia, magari per mangiare le cose buone della mamma, insomma, ecco.
Sì, infatti perde, sono d'accordo con lei, insomma, perde un po' credibilità un paese che anche fa parte dell'Unione Europea, quindi con i trattati anche firmato, parla di valori, di pace, giustizia, e poi ci sono questi casi, e potrebbe succedere benissimo a qualcuno di noi fare un, non so, finiamo la magistrale, vogliamo diventare ricercatori, andiamo all'estero, andiamo in Egitto e non ritorniamo più. E quindi sì, è proprio una cosa che perde, fa perdere credibilità alla nostra politica. E poi un altro argomento, infatti Patrick lei l'ha toccato, e riguarda invece l'ultimo caso che ha tirato su un polverone allucinante in Italia, sul caso di Silvia Romano, che è stata anche, e lei era volontaria in Kenya, è stata rapita nel 2018, è stata ritrovata in Somalia, tra l'altro in collaborazione con i servizi segreti turchi. Che anche lì bisognerebbe anche capire cosa ci fanno la Turchia, che riesce a La lavorare. Turchia c'è un sacco di motivi per stare in Somalia. Qua ci vuole un altro po', quindi abbiamo già tre podcast da fare, il tuo Esatto. e il terzo Ma il caso sulla di Turchia. Silvia Romano, sul perché, anziché essere contenti comunque del fatto che fosse ritornata sana e salva, oppure sui ruoli che hanno avuto anche i servizi segreti turchi in Somalia, ma ci potremmo parlare anche della Cina, della Francia. E in Africa invece si è concentrato sul fatto che fosse ritornata musulmana, cosa che in realtà anche altri italiani rapiti all'estero, insomma, sono ritornati musulmani, ma non si è mai alzato questo polverone. Quindi io mi chiedo se questa cosa non sia stata fatta perché è una donna. Sì, beh, sicuramente ha giocato anche quello, diciamo, forse soprattutto in alcuni passaggi, perché come al solito è stato un esercizio di sessismo, macismo, stronzismo, anche che è una categoria dello spirito molto frequentata, anche da persone insospettabili. Una delle cose peggiori l'ha scritta Massimo Gramellini su Silvio Romano, che di solito non è certo uno dei commentatori più violenti, no? Del nostro panorama, però anche lui si era concesso la solita considerazione sul come mai no, fosse andata, come se una donna, una ragazza non potesse andare a fare volontariato in Africa. Peraltro anche mischiando argomenti più o meno verosimili, cioè tipo che lei si fosse esposta in una zona particolarmente pericolosa, che non è del tutto vero, che si fosse affidata a persone sbagliate come se fosse una colpa, uno mica lo sa, no? Se voi siete contattati da un'organizzazione che vi sembra credibile, ci andate, non è colpa vostra se poi loro non si dovessero rivelare credibili. Però appunto era diventato un caso speculativo come sempre, perché il nostro paese poi monta confusione senza informarsi mai, mai sarebbe forse criminale sapere le cose come stanno, quindi parlandone a vanvera e ovviamente proiettando la questione di Silvio Romano su tutta la vicenda migratoria, dei nostri rapporti con l'Africa, gli aiutiamoli a casa loro, che poi è curioso perché tutti ci dicono aiutiamoli a casa loro, poi se qualcuno va a aiutarli sbaglia perché si espone ai rischi e allora uno dice che devo fare. Però è tutto un po' così. In verità poi ci dice, è stata un'altra questione, che a un certo punto nessuno sapeva più dove fosse Silvia Romano, questo cioè c'erano informazioni molto contraddittorie anche all'interno della Farnesina e di chi se ne stava occupando. Io stesso, che pure la ricordavo tutte le mattine, ad un certo punto ero terrorizzato che fosse, insomma, che fosse stata uccisa o che si fosse perduta, perché poi no, davvero è un territorio molto complesso, soprattutto perché lei è stata rapita in Kenya e portata quasi immediatamente in Somalia, in una zona controllata da Al-Shabaab e da queste forze che peraltro non sono una sola, quindi insomma tutta una questione che poi si tribalizzava, un macello. Il punto è che quando che è tornata a casa è stata data in pasto sia la dialettica maggioranza e opposizione, anche perché era la prima buona notizia dopo tutta la stagione del Covid per molti di noi, no? Insomma, l'idea che un'italiana fosse liberata, come è successo prima, ed è successo fortunatamente anche nelle ultime settimane, che altre persone siano state riportate a casa. È diventato un argomento anche per una gestione un po' improvvida, Di Maio l'ho già citato, dopo sembra che c'è un'ossessione, però il ministro degli esteri non ce l'ho messo io, giuro, è andato lì da solo. Il ministro degli esteri che ha gestito la cosa dicendo che c'era stato un riscatto, informazione che non si dà mai, si paga quasi sempre ma non lo si dice mai, e invece si è parlato per giorni e giorni di questo riscatto, peraltro con cifre anche lì un po' ipotetiche, diciamo così, per usare un'espressione forbita. È stato molto vistoso l'accoglienza da parte del Premier all'aeroporto. Insomma, alcuni ingredienti che forse potevamo evitarci hanno scatenato una ridda di dichiarazioni, che poi, come sempre, dura una settimana, perché questo paese poi si dimentica qualsiasi cosa, e se ci pensate, non c'era altro argomento che Silvia Romano, poi
non se ne è parlato più. In più c'è la questione sospetta per alcuni che lei fosse vestita in abiti tradizionali, che facesse pensare a una sua conversione non tanto all'Islam, ma all'Islam radicale, diciamo estremista, che era l'espressione degli stessi che l'avevano rapita, e questo ovviamente ha dato il via a tutta una serie, sembrava una serie TV, no? Peraltro Netflix ha in cartellone cose analoghe, e che insomma ha perso completamente il controllo. Fortunatamente c'è la smemoratezza e soprattutto c'è il fatto che la famiglia di Silvia Romano ha deciso di chiudersi in un riservo molto forte. Silvia Romano ha fatto un'unica intervista un po' pesante dal punto di vista dell'estremismo, se possiamo dire così, perché ha scelto un canale molto forte da quel punto di vista, e quindi per ora rimane, credo, su quella posizione, no, personale, molto islamica, diciamo così, molto forse radicale, forse sì, però questo insomma non dipende dal fatto di andare a salvare o no una persona. Ecco, anche questi due piani li avrei tenuti separati. Io sono molto laico, quindi non ho nessuna simpatia per certe forme di intolleranza religiosa, non mi piacciono particolarmente le coperture delle donne, diciamo così, per intenderci. Dopodiché la notizia era che lei era stata liberata, non come fosse arrivata a casa, che sensazione avesse, quale fosse la sua percezione di tutto quello che era successo. Anche perché, finisco, come in tante altre occasioni, forse dovremmo renderci conto di che cosa significa stare 18 mesi sequestrata con persone non proprio intenzionate nel migliore dei modi, no, in un paese che non si conosce affatto, magari in condizioni anche molto dure, perché poi insomma stava bene, però insomma non è che star bene. Noi abbiamo passato 2 settimane in lockdown totale, sembrava che ci avessero tolto l'aria con cui respirare, no? 18 mesi in Somalia, non so come tornavamo a casa. Anche questo non c'è più pietà per le condizioni degli altri. Io spero che Silvia Romano sia molto più laica di come è tornata in aeroporto, lo dico con un sorriso, volendole bene, però non, insomma, non mi permetto di giudicarla né per questo né per quello che era successo prima. Sì, non deve essere stato assolutamente difficile. Facile, scusate, no, difficile. Io non immagino cosa avrei fatto in 18 mesi in Somalia. E comunque adesso non so se Martino aveva invece altre domande o Giorgia. Sì, Filippo, 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 forse Adriana. c'è Prima. Filippo, ok. Allora, sì, io avevo una domanda abbastanza off topic, nel senso che proprio per cambiare argomento. E visto Vai. che si stanno avvicinando le presidenziali americane, volevo chiederti qualcosa al riguardo perché i sondaggi abbiamo visto sono molto incerti, però lo sono sempre stati e lo sono stati anche la scorsa volta, abbiamo visto da Trump e Clinton, insomma, bisogna prendere con le pinze, bisogna prendere con le pinze. E detto questo, dopo 2 settimane dal dibattito, che è stato abbastanza caotico, con il moderatore che non sapeva più dove sbattere la testa, mi verrebbe da chiederti se secondo te Biden è la persona giusta per rappresentare i democratici, o se secondo te, cioè se è giusto anche per contrastare Trump in un certo senso, e se secondo te c'era un altro candidato che poteva rappresentare meglio gli interessi degli elettori. E appunto anche cosa ne pensi di Sanders, perché secondo me è stato il grande sconfitto in questo senso contro Biden. E poi alla fine, solo per chiedere un parere, secondo te chi vincerà? E ecco questo. Poche però, meno male Sì, che no, off era topic. per il bello che dovevo stare anche abbastanza corto coi tempi, però ho buttato un po' troppe cose Figurati, comunque abbiamo un quarto dentro. podcast che sono la notte delle Sì, beh, elezioni ma è un americane. piacere. Se No, devo anche per venire me, tra 10 volte. se ci chiudono dentro poi non vedremo l'ora di fare i podcast. La verità è questa, io ho fatto 1 milione di dirette, praticamente ho fatto tutta la quarantena in diretta a Instagram, quindi conosco il problema. Però, allora, andiamo con ordine. Trump, io non faccio pronostici, perché l'altra volta ero l'unico che diceva che vinceva Trump, mi prendono tutti in giro, perché notoriamente sono uno che tutti prendono in giro, e poi ho ragione. Non notoriamente, però ogni tanto capita che io lo abbia. Seconda cosa, quando si perdono le primarie, sì, io le ho perse con Renzi e sapevo che non andava benissimo Renzi, però tutti erano renziani e ho detto, vabbè, accettiamo il risultato. Lo stesso secondo me deve fare Sanders, adesso il candidato di tutti deve essere Biden, anche perché quell'altro è abbastanza un disastro, diciamo, anzi senza abbastanza. Quindi tifiamo tutti Biden, dopodiché lui un sacco di limiti ce li ha, tu citavi quel dibattito, è stata una roba, boh, sembra, a un certo punto tifavi per l'arbitro, no? Perché non sapevi più con chi prendertela. In generale, secondo me, non è tanto Sanders che è arrivato a queste primarie molto meno brillante di quelle con Hillary Clinton, perché è anche molto anziano, poi ha avuto un guaio di salute, poi insomma il messaggio è
si è un po' allungato inevitabilmente, perché le carriere politiche in Italia durano 3 mesi, negli Stati Uniti un po' di più, ma comunque 4 anni dopo non è la stessa cosa. Più che Sanders è quell'idea più netta, più nitida, più radicale. Io adesso oggi ho letto che Massimo Cacciari in Italia parla di patrimoniale ed è il secondo dopo di me, cioè siamo gli unici due cretini che dicono forse se ci sono delle disuguaglianze, delle sproporzioni micidiali, bisogna intervenire tra chi peraltro si è arricchito moltissimo in quest'ultimo anno. Oggi il Sole 24 Ore riportava un articolo molto analitico che vi prego di andare a recuperare. Sulla crescita esponenziale, diciamo proprio con scala logaritmica, diciamo così, dei titoli quella che una volta chiamavamo New, quando voi siete nati, quando si chiama New Economy, adesso fa ridere perché Amazon, Google, Apple sono tutte considerate economy e basta. Beh, questi qui hanno fatto i soldi a palate proprio. Peraltro hanno un problema con un'altra cosa che non riguarda tanto gli Stati Uniti, ma riguarda soprattutto l'Europa, che non si sa dove paghino le tasse. Quindi due argomenti abbastanza da bar, no? Cioè anche. Secondo me, a bussolengo, in un bar se ne può parlare per far capire a quelli che vogliono, no, che non vogliono pagare le tasse loro, che forse c'è un problema principale, che qualcuno le paga proprio. Quindi forse bisognerebbe ragionare con un po' più di equilibrio. Ecco, tutti questi argomenti, compreso quello del cambiamento climatico, Sanders li ha squadernati. Io, peraltro, ho avuto il piacere di pubblicare in Italia il suo libro che abbiamo tradotto con il titolo della sfida più grande, che è il suo manifesto per queste ultime primarie, che è un librone così. Che spiega molto bene che cosa avrebbe fatto. Ecco, io più che la singola persona, il candidato, tifiamo tutti Joe Biden, almeno la mia parte politica, il punto è il progetto che c'è dietro. E Biden mi sembra vittima, come già Clinton, di una certa timidezza e di una certa, come dire, mi viene da dire un po' correità, cioè la compartecipazione a, non dico un reato, però ha delle responsabilità dell'ultima stagione politica che negli Stati Uniti è stata devastante per le cose che abbiamo, soprattutto sul tema delle disuguaglianze del clima. Ecco, insomma, quindi ci voleva un cambio di passo. Io spero che Trump non vinca, ovviamente, che quindi i miei pronostici siano sbagliati e che si possa però incominciare a fare seriamente le riforme sociali. Faccio un ultimissimo esempio perché non voglio essere lungo nemmeno io, però il welfare in Italia non è che negli Stati Uniti ci sarebbe bisogno di farlo in alcuni casi. Non è che si è pagato con la buona volontà astratta, si è pagato con le tasse delle persone. Allora, siccome giustamente nel bar di Bussolengo non ne vogliono pagare di più, bisognerebbe farle pagare a chi vive di rendita, a chi ha fatto i soldi mentre gli altri li perdevano, a chi ha posizioni di concentrazione di potere, come anche in Italia, perché tutti il conflitto di interessi pensavamo che ce l'avesse solo Silvio Berlusconi. Sono riuscito a citare Silvio Berlusconi, ragazzi, voglio un premio perché non lo fa più, non me l'hanno dimenticato. Però quando io ero giovane, avevo la vostra età, si parlava solo di Silvio Berlusconi e si diceva che il conflitto di interessi ce l'aveva solo lui. E invece no, questo lo diceva un antico presidente americano che si chiama Roosevelt, che diceva che prima della disuguaglianza di altre cose bisognava parlare della concentrazione del potere. E secondo me questo è un temone gigantesco, sia per la città di Bussolengo, la provincia di Verona, l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti e in generale come va il mondo. Perché se non capiamo che è quella la questione, saremo mangiati vivi nel settore mio da Amazon, che semplicemente lavora meglio, ha tanti più soldi, ha inventato una cosa che gli altri non ci avevano pensato e ci sta mangiando tutto il mercato, ma non tanto agli editori, quanto ai distributori, ai venditori di libri, diciamo, alle librerie, a chi opera in quel settore. E lo stesso farà sistematicamente in tutti gli altri campi, anche perché c'è un'ultima questione di cui non sono dotati, sicuramente Trump ha dei problemi, anche Biden a volte sembra difettare, che riguarda l'intelligenza, in questo caso artificiale, che è la grande questione della vostra generazione, perché anche di questo si parla con la stessa metafora del ventenne che ha comportamenti sbagliati e non si pone il problema di quando ne avrà 60. Ma in realtà l'intelligenza artificiale c'è già, come i cambiamenti climatici, già crea ovviamente potere, fa fare i soldi, per carità è tutto legittimo, però forse crea delle sperequazioni che qualcuno patirà tantissimo. E su questo io penso una forza democratica di sinistra, insomma, che è progressista, dovrebbe preoccuparsene da prima, da oggi quantomeno, non domani o chissà quando, perché sarà troppo tardi. E allora io Chiarissimo. Ah, adesso scusa. niente, volevo dire, no, volevo dire solo chiarissimo e volevo dire grazie Martino alla sua domanda che tanto stavo aspettando di fare, quindi eccolo qua. No, allora io ho una domanda un po' piccante. Allora, Finalmente, perché tutte domande noiose, finalmente. io me la sto chiedendo da un po'. Allora, premettiamo che il mio sogno sarebbe entrare in politica, perché io sento un sacco il fuoco, che penso abbia sentito anche tu da giovane, di dare un contributo.
cioè, discutendo anche con i miei coetanei, ci accorgiamo che non c'è nessuno che ci rappresenta. Quindi destra contro sinistra per noi funziona relativamente, perché ormai non c'è più il capitalismo alla Milton Friedman e socialismo contrapposti, c'è un po', c'è una sfumatura che c'è chi tira un po' più da una parte che più da un'altra. Quindi la mia domanda è, secondo te, dove sono le spaccature adesso? Quindi ha senso ancora dire destra o sinistra? E quali sono le battaglie, cioè glielo chiedo da elettore di sinistra, quali sono le battaglie che, essendo appunto lei schierato da quella parte, che lei vorrebbe da elettore, non da politico, cioè che esigerebbe da chi la dovrebbe rappresentare, e se secondo lei è vero che ci si sta spostando da destra e sinistra, quindi liberalizzazione del mercato e così, a apertura o chiusura verso la globalizzazione. Quindi questa è la mia domanda, ci vorrebbe un altro podcast. Sì, cioè, quinto, non so a che numero siamo arrivati, più che altro non è così piccante, spero che mi chiedessi cose tipo stasera quando finiamo, dove va, non lo so, ma niente, non avete nessuna curiosità scema, solo cose serissime. Allora, rispondo a cose serissime, e la cosa serissima è quella che dicevo prima, ne abbiamo citato tre temi inavvertitamente, forse quattro, compresa quella domanda di Erika sulla politica estera, i rapporti con gli altri paesi, diciamo, questa la lasciamo come prima, e citiamo le altre tre: clima, disuguaglianze e intelligenza artificiale. Secondo me destra e sinistra esistono ancora, secondo me non è chiusura o apertura verso la globalizzazione, è un po' più sofisticata ed è legata proprio a chi ha voglia di aprire, se vuoi aprire più che chiudere, o aprire quei centri di potere, cioè mettere quelle ricchezze, quella tecnologia, quella sapienza a reddito per chi se l'è inventata, che è giusto che faccia miliardi di euro, ma anche a disposizione di tutti gli altri. Faccio un esempio, tu che ti chiami Martino Biondani farai la Biondani Enterprise con sede a Bussolengo, che inventerà un robot che sostituisce Civati, che secondo me andrebbe a ruba. Allora, questo robot che sostituisce Civati, se tu te lo sei inventato, Civati o chi, un uomo di mezza età che può fare certe cose, capisci, se lo moltiplichi per milioni di copie non lavorerà più nessun altro come Civati, giusto? Saremo tutti disoccupati. La domanda è: quel robot è solo di proprietà e fa guadagnare solo Martino Biondani, o Biondani sarà così intelligente da capire che anche i Civati sostituiti dal robot devono mangiare? Mi spiego? Cioè, la questione del reddito universale messa diventata un po' una barzelletta con no all'italiana, per come è stata fatta dal Conte 1, non dal Conte 2, confermata dal Conte 2 ma inventata dal Conte 1. Però quella questione lì di come si costruiscono opportunità, garanzie di sostegno vitale, possibilità, insomma è una partita molto di sinistra secondo me, molto aperta per i prossimi anni, su cui esercitarci tantissimo. E la domanda è, interroga anche la forma di capitalismo che vorremmo avere, cioè io sono felice di avere in questo momento in mano un telefonino che è prodotto dalla Apple, no? Come temo capiti un po' a tante persone. Quindi non è che sono contrario al fatto che chi se l'ha inventato abbia un suo privilegio per averlo scoperto, ma mi chiedo, questo strumento deve quello che c'è dietro, cioè il fatto che io questo telefono dia tutti i miei dati, che questo telefono sappia dove sono e lo dica qualcuno inevitabilmente, no? Non c'è bisogno della Spectre, funzionano così le applicazioni. Tutte queste informazioni che io offro sono di proprietà di Apple e fanno arricchire solo Apple, o rendono la mia vita più bella e la vita delle altre persone che stanno intorno a me? Questa è la grande sfida del 2000, dei primi 100 anni di questo millennio, anche per capire se ce la faremo. Per esempio, queste tecnologie, per farti un altro esempio di sinistra secondo me, saranno aperte o chiuse alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici? Cioè saranno utilizzate per peggiorarli o per... Pensate a cosa potremmo fare con questi trabicoli che abbiamo in mano, anche rispetto alla mobilità, rispetto alla scelta nel consumo, no? Sapere, avere una bella Amazon che ci dice quali sono le aziende che hanno comportamenti più virtuosi, no? Il rating magari si fa così nella scelta degli acquisti. Pensate, io faccio i libri e mi preoccupo sempre di dove prendiamo la carta, se ripiantano gli alberi che utilizzano. Non usiamo, abbiamo fatto le magliette l'altro giorno come gadget, le abbiamo fatte di cotone particolarissimo, super sostenibile, che costa più di quanto le vendiamo praticamente, ma perché ci crediamo a quelle piccole cose, no? Che si debba evitare la plastica. Ecco, tutte queste idee
troveranno una rappresentazione che magari sarete voi a fare, anzi sicuramente sarà la vostra generazione a interpretare direttamente. Questi ormai sono bolliti, cosa vuoi che ti... cioè, Conte può provare 16 edizioni, ma è Conte, ci vati lo stesso. Cioè, ormai noi abbiamo già fatto, no, la nostra parte più o meno bene nel corso degli anni. Non c'è Dorian Gray, i tempi della politica, a parte Renzi, diciamo, ma gli altri invecchiano, tipo... passa il loro tempo, si riducono le percentuali oltre che certe altre capacità. Quindi, insomma, tocca a voi stabilire quanto è importante che questo, se noi facciamo una torta tutti insieme, com'è divisa questa torta. Quello più talentuoso, che ha avuto l'idea per primo, che si è sbattuto di più, prende una fettina un po' più grande, sì, però non può prendere tre quarti della torta, questo è il problema, se no diventa tutto ingestibile. E non è una cattiva notizia per quello che prende una fettina più piccola di quanto la sua avidità, no, lo porterebbe a fare, perché da soli non si vive, l'abbiamo capito col Covid, che si è ammalato pure CR7, voglio dire, uno che sta bene, diciamo, dal punto di vista economico, del successo personale, e forse con i cambiamenti climatici lo capiremo ancora di più, che non si vive da soli, e forse lo capiamo quando c'è una scuola da far andare avanti, un ospedale da far funzionare. Sono tutte cose che non dipendono solo dalla nostra ricchezza personale, ma da una ricchezza collettiva. Lo so che è un discorso che sembra di essere nel PC degli anni 50, ma se non lo fa Civati, gli altri parlano di niente. Se adesso girate sulla Gruber, che è più o meno l'orario, anche se noi saremmo registrati in un altro momento, mandati in onda in un altro momento, però si parlano tutti, come dicevi tu, lo stesso linguaggio, hanno tutti paura di scontentare qualcun altro, ma la verità è questa. Se io ho 100 case, pago una piccola tassa su questa rendita per finanziare quelli che la casa non ce l'hanno, che vogliono andare a scuola e non hanno i libri di testo o la possibilità di fare la didattica a distanza, no, che è più attuale come argomento. Questo è il tema. Se uno dice, no, guarda, c'ho 100 case, me le tengo tutte per me, fammi pagare il minimo indispensabile, non me ne frega un accidente di quello che succede agli altri, questo secondo me è l'estrema destra. Se uno dice, forse è il caso, gentilmente, che tutte queste, questo benessere sia condiviso anche col vicino di casa, col bambino più sfortunato, con quello, con l'anziano solo davanti nell'appartamento davanti, quella un po' essere di sinistra. E poi secondo me è bello essere di sinistra. Io sto facendo una campagna per la sinistra felice che non sta dando i suoi frutti, che sono sempre tristi uguale, non so perché è così bello cambiare le cose, parlare di cose grandi. No, parliamo di cazzate e ci arrabbiamo. Poi sono tutti nervosissimi, che io non capisco, no? Sono tutti aggressivi, ma datemi una calmata, nessuno ha capito come funziona il Covid, anche alla seconda ondata, anche lì come per Conte ci vorranno 3 o 4 ondate perché capiamo cosa c'è bisogno di fare. Lo dico sorridendo perché, no, sono toni drammatici, prima le mascherine non servivano a niente, poi servono a tutti, adesso se la devi tenere anche se sei da solo a casa quando dormi, no? Ok, io sono rigorosissimo, ci sono degli eccessi, no? Perché le persone, anche la classe politica ha fatto fatica a capire di cosa si stesse parlando a lungo. Eppure svolano polemiche, si dividono, De Luca fa il suo video, quell'altro. Adesso poi De Luca c'ha il problema, perché ha fatto lo spiritoso tutta la primavera, no? Facendo i perché non c'è i male ammalati, no? Zai è diventato un sant'uomo, insomma, forse bisognerebbe essere un po' laici, un po' più mediani, no? Cioè, chi ha trovato soluzioni, chi non le ha trovate, chi è giudicato dai suoi elettori, però insomma tutti si dovrebbe cooperare anche in questo caso per il bene comune, soprattutto quando i guai sono così grossi. Insomma, prima facevo una battuta sul lockdown, ma io temo che questa composizione della nostra, del nostro podcast di stasera sarà anche quella di tanti gruppi di amici, no? Soprattutto verso la fine dell'anno, perché ci inviteranno caldamente a stare a casa, le condizioni prima che i politici, perché poi di questo si tratta. Vorrei che ci fosse un discorso pubblico più appassionato delle cose grandi e meno delle cretinate, perché non aiutano a capire nulla. Questo precedente, Martino, la tua domanda. Prima della destra e della sinistra vorrei che tutti fossero un po' più normali, cioè se si può, possono farsi curare, possono trovare degli amici nuovi che gli dicano stai un po' esagerando, forse stasera hai sbraitato un po' in TV, non si è capito cosa dicevi, io non so se ce l'hanno un amico. Candidatevi come amici dei politici. Facciamo un bando internazionale. Erika, per esempio, secondo me è bravissima, prende Salvini e dice Matteo, stasera sei un po' fuori. Non credo che andremo molto d'accordo, però sono una che ascolta molto le opinioni diverse, anche dalle mie, ma però sa, alcune volte io quando li guardo tutti, sia PD che 5 Stelle Lega, glielo dico proprio sinceramente anche ai nostri ascoltatori, litigano, parlano di minchiate, detto proprio in parole spicce, non vedo che hanno proprio un interesse nel risolvere i veri problemi, dalla crisi
climatica, oppure anche parlando dell'immigrazione, adesso non apro un dibattito, però quando si parla, non li vogliamo, cioè non si va a vedere ma perché queste persone vanno via dai loro paesi, dove possiamo noi intervenire, anche di Silvia Romano, magari concentrarsi sul perché le forze turche avevano questo potere, c'era questa intelligence anche francese, che invece no, si occupavano di questa qui, è ritornata musulmana o no, ma andiamo anche a vedere un po' oltre, o altro, cioè sì, ok, ti può interessare, però fino ad un certo punto, che poi come hai detto te, queste cose durano una settimana, dopo cambiano e non lo so. È compito vostro cambiare le cose, perché finché non si esaurisce questo modello, poi sono tutti convinti di essere dei fenomeni, perché hanno trovato il genere letterario, no? Pensa che funzioni così, e invece non funziona così. Peraltro ci guardano tutti strani negli altri paesi, basta fare un giro oltre confine per rendersi conto che forse i nostri problemi derivano anche dalla pochezza generalizzata. Poi non voglio fare un discorso qualunquistico, ci sono anche persone eccezionali, io poi ci scherzo con i cognomi, sono stati colleghi miei, quindi mi ci metto dentro anch'io nel numero, nel novero di quelli strampalati. Però francamente, davvero, io le questioni grosse le vedo, se finiscono i soldi non li devono tirare fuori i poveretti, li devono tirare fuori i ricchi, è così che è sempre funzionata la storia della democrazia, dell'equità fiscale, della progressività, punto. In quale misura, studiamolo insieme, per penalizzare qualcuno, no, per far star meglio tutti, lo stesso, se io invento un'app che fa miliardi di euro, non è che vi devo fregare a voi quanti siete, 6, 7, devo fare in modo che voi la possiate utilizzare, che io ci guadagni il giusto, anche tanto, perché poi non bisogna fare moralismi scemi. Pagando le tasse anche. Esatto, facendo in modo che quella mia ricchezza abbia un elemento di redistribuzione alla fine, che torni su di voi, no? Sugli utenti di questa app, con i servizi e con le possibilità che voi siate voi a inventarvi un'app. Perché poi l'altro tema è questo, che questo è un paese in cui se uno si chiama in un certo modo è sempre figlio di qualcuno importante, no? Cioè, io, il mio vecchio teorema di quando ero giovane, ha sempre funzionato, se hai un cognome di un certo tipo, 9 volte vieni da una certa città, sei sicuramente figlio di, basta, cioè dobbiamo avere ogni tanto qualcuno che non è figlio di nessuno, che ce l'ha fatta perché ha studiato, perché ha avuto fortuna, perché ha inventato un podcast, secondo me Sapiens è di buon auspicio, e quindi insomma, però Sapiens non è un cognome dei soliti, no. Ecco, questo sì. Io mi sto per trasformare in una zucca, come vi dicevo. Sì, infatti voglio andare in più di Halloween. C'era l'ultima domanda che si collegava benissimo a questo. Vai. Era su People. Allora, comunque è una casa editrice, che poi magari ti spieghi anche tu meglio. Comunque è, diciamo, politicizzata perché promulga una determinata visione del mondo. Che succede battaglia, condivido assolutamente, perché, però appunto, allora, la mia domanda era, ad esempio, l'ho riascoltato il podcast di Shai da Breaking Italy, dove è andato, e parlava di questo libro, di questa ragazza di colore, una bella storia di immigrazione, adesso non mi ricordo perfettamente, da Bergamo, se non sbaglio, però, parlava di Brescia, esatto, questo libro, e mi è venuto in mente un libro che ho letto anch'io, che è Io Khaled, vendo uomini e sono innocente, quindi sul tema immigrazione. Di Francesca Mannocchi. E mi ha colpito veramente tantissimo, però io ero già interessato all'argomento, quindi se diciamo che è sbagliato parlare di bias, però allora io mi chiedo, è attivismo? Perché una persona che non pensa così, cioè che non io ho amici che pensano determinate altre cose, che abitano a Verona, e non si andrebbero mai a leggere un libro del genere per cambiare opinione, quindi io mi chiedo, secondo lei, cioè, è la strada giusta per fare attivismo libri di un certo tipo, cioè libri, il libro è lo strumento migliore, quindi niente, era questa domanda, così si collegava anche un po' a People. Sì, vi rispondo, intanto vi ringrazio tantissimo per questa occasione, ne faremo altri 5, abbiamo detto, quindi insomma ci rivediamo presto, però in realtà People non ha nessuna ambizione se non di spingere con quelli come te, che sono almeno se ho capito bene, che sono interessati ad alcuni argomenti, a approfondirli e a essere più consapevoli e più anche, come dire, sentirsi non più così tanto soli, no? Come a volte, perché a Verona può capitare che uno come te si senta solo ideologicamente, culturalmente. Quindi l'obiettivo non è quello di allargare elettoralmente, non è un'iniziativa elettorale o politica in senso stretto.
Noi pensiamo che affermare certe idee, approfondirle, spiegarle meglio di quanto possiamo, no, poi non è che abbiamo l'idea che lo facciamo noi, prendiamo delle persone che ci sembrano capaci di farlo, che lo fanno attraverso la loro storia personale, quindi anche con una forza, una potenza diversa. Questo libro di Esperanza Ripanti si chiama E poi basta, è un racconto in viva voce, in soggettiva, in primissima persona della questione di come è cambiata la percezione degli italiani verso le persone nere. Quindi non è una cosa astratta, una teoria, è proprio un racconto molto diretto. Allora, io credo che tutte queste testimonianze, queste riflessioni, queste storie, queste idee servano a rendere quelli come Martino e anche come me, insomma, perché poi abbiamo scherzato sul salto generazionale, ma non è che sia cambiato molto da quel punto di vista, di sentirsi in una comunità di persone che ragiona insieme e che è più forte per il semplice fatto di farlo. E poi un'ultimissima cosa, non pensare che siamo tutti così d'accordo, perché le cose che ho detto io questa sera nel centro-sinistra italiano, nel nostro campo, hanno un ascolto molto limitato. Quindi c'è anche un tema che era un po' nella domanda di Filippo, quanto una parte politica è davvero quella parte politica, cioè quanto siamo Biden e quanto siamo Sanders, per esempio, quanto vogliamo andare fino in fondo alle questioni che poneva Erika e quanto alziamo le spalle perché no, si è sempre fatto così, che cosa vuoi chiedere? Ma anche Lisa e Giorgia e i due appaiati, che voi mi dovete spiegare perché state insieme, che Conte non sarebbe d'accordo, siete mascherinizzati, però un po' vicini. Sì. Allora, mi inserisco in questa cosa perché Giorgio la scorsa volta è sparito a un certo punto nel podcast. Non sono più tornato. Perché la sua connessione c'è questo... Ah, ok. Quindi hai adottato un Giorgio non a distanza, diciamo. No, però abbiamo adottato la mascherina, insomma, per dare... Siete carinissimi. Così poi non vi riconoscerò quando vi incontro e vi... Ah, bellissimo. Allora... Voglio occhiali. Dicevo appunto che le domande che avete fatto voi sul clima, sulle altre questioni geopolitiche, insomma, sono tutte dello stesso segno, ma non pensate che le risposte anche nel nostro stesso campo siano identiche, per niente, non lo sono state, e questo secondo me è una parte del problema, perché c'è una certa omologazione alla fine, sono tutti al governo di fatto, ci sono appena stati, ci vogliono tornare, sono tutti molto animosi, abbiamo detto, no? Molto aggressivi, molto violenti, e poi alla fine però le politiche sull'immigrazione non sono cambiate, su Giulio Regeni non sono cambiate, sul clima sono cambiate pochissimo, adesso magari cambierà perché l'Europa ci dà tanti soldi da spendere in un certo modo. Se fate una domanda come quella di Filippo a tre quarti del Parlamento tra Biden e Sanders, dicono Biden perché non sanno manco di che cacchio stavamo parlando, cioè capite che non è che è proprio una situazione di quelle confortanti, e rispetto anche alla prospettiva su cui mi sollecitava Martino da ultimo, io francamente non so, penso che ci sia tanto da studiare, ecco, quindi è un messaggio, va bene il piglio carismatico, il leader appariscente, lo slogan efficace, però se qualcuno ha letto un libro, secondo me è meglio, come consiglio, lo dicevo anche prima, di dire che di avere una casa editrice, non lo dico per interesse personale, penso che sia importante le cose conoscere, come diceva Virgilio, conoscere dalle cause, non dal tombino. Torniamo sempre ai tombini di Verona, che sono... abbiamo chiuso il cerchio con Virgilio, fantastico. E allora so benissimo che abbiamo sforato, infatti adesso siamo veramente, le lo giuro, in conclusione. Io mi sto decomponendo, capite? A un certo punto... Però allora, truccatissimo per tenereggere la diretta quest'ora, mi devo... Infatti è stato un grande, anche dal punto di vista della comunicazione, io e Simone, a parte che siamo spaccati dal ridere ogni tanto e... Ci mi piaceva che non si vedesse, sì, con la mascherina, esatto, che stavamo ridendo come dei cretini. No, in vista bello. Dei prossimi 5 podcast, io per esempio quando è venuto fuori il discorso del Silvio Romano, ma soprattutto degli interessi turchi nell'Africa subsahariana, io per esempio non ne so assolutamente un cazzo. Ci suggerisci un articolo, qualcosa? Cioè, non voglio fare il mieli della situazione, però un articolo, qualcosa su... Se possiamo leggere per informarci. Guarda, noi abbiamo, io ti segnalo due nomi, poi mi stacco io perché non ho capito che vi siete affezionati, ma anche io, solo che certe cose belle finiscono a un certo punto. Io dopo mi menano, capisci? Non è che finisce male sta serata, però dicevo che noi abbiamo fatto un lavoro con Angelo Ferrari, che è un giornalista dell'AGI che vi consiglio di seguire sulle questioni africane.
che è un amico, una persona serissima, e poi è stata citata già per la parte più libica, diciamo così, ma anche medio orientale, lo Yemen, la Siria, eccetera, è stata citata Francesca Mannocchi, che io trovo una donna preparatissima, coltissima, coraggiosa e molto brava, eccola qua, nel fare giornalismo. Quello è un libro straordinario. Quindi, per esempio, quello è un libro bellissimo, lo fa Einaudi, noi vogliamo aiutare le piccole case editrici, quindi forse Einaudi che sono in difficoltà. People Fantastico. aiuta Einaudi. Grazie, grazie mille. Allora, Grazie Pippo, Pippo. ti ringraziamo davvero Grazie tantissimo. davvero. È stata una chiacchierata bellissima. Ci saranno altre occasioni sicuramente perché ci sono altri temi, Abbiamo la altre. notte delle elezioni da passare insieme. Abbiamo Noi la siamo notte. Facciamo italiani. concorrenza mentana C'è la per, maratona, c'è la esatto, maratona. per la maratona. Sulle presidenziali degli Stati Uniti con ospite Pippo Civati. Io ti Vincerà, ringrazio. la domanda è così, vincerà un Sapiens? Ecco, ci Ne sta, sono qua a ci sapere. sono i due, Ci però sta, ne insomma. sono qua a sapere. Perfetto, grazie, grazie Pippo, tantissimo. Grazie Se passi a voi. a Verona, ci organizziamo per una birra, magari andiamo a Volentieri. mangiare. No, io sono sempre a Verona, usate il mio numero di cellulare e ci vediamo. Sono a Perfetto. Veronetta per la precisione, quindi quando volete. Perfetto, perfetto, perfetto. Grazie Va mille. bene, un bacione. Grazie, buona serata. Ciao a voi, un Grazie. bacione grande. Ciao a voi, grazie mille. Ok, allora ragazzi, grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringraziamo ancora Civati per la chiacchierata insomma, che abbiamo fatto. Vi ricordiamo che questo progetto è finanziato dal bando alle ciance, è un progetto che poi lasciamo comunque, li tagghiamo anche su Instagram e sui nostri social e vi lasciamo anche magari in descrizione del video il link per il sito per capire che cos'è il bando alle ciance, se siete di Verona e volete partecipare. Niente, noi qui dai, i sapiensini, come ci potremmo No, non chiamare, farlo come i cretini, come i va bene. cretini, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo podcast la settimana prossima con un ospite che vi diremo su Instagram, quindi seguiteci. È Ciao a tutti. Martino. Ciao. Ciao, Vado. Ciao. Non riesco più a staccarmi, aiuto. Così non possiamo più dirci le cose però in privato. Questo è Ah no, vero. non è vero perché abbiamo un microfono spento. Boh, oh, raga, pazzesco Stai tenerlo. zitto, Giorgio.